Buonasera dal Palazzo Maschini di Seregno, è la seconda giornata della Serie 2, il debutto casalingo di questo campionato per il Seregno in una gara complicata come lo saranno tutte e 20 le partite di questa Serie 2, composta da 22 giornate, ma una sarà di riposo e il Seregno affronta lo Scandiano nella prima giornata. Formazione di Luca Geroni sconfitta sonoramente domenica scorsa al Paladante di Trissino per 7-2. Lo Scandiano ha riposato. Dunque andiamo a vedere subito le formazioni delle due squadre partendo dal centro Palmer, Hockey Roller Scandiano. I due portieri, Matteo Vecchi con il numero 1 e Jacopo Raveggi con il 71. Poi Lorenzo Barbieri con il 29, con il numero 5 Nicolò Busani, con il 6 Andrea Stefani, con il 9 Alejandro Rocca, con il 10 Andrea Beato, con il 7 Davide Denite, con il 77 Santiago Herrero, con il 55 il giovanissimo Riccardo Busani e l'allenatore è Enrico Mariotti. Adesso andiamo a vedere la formazione anche del Seregno. Mentre vedremo quale sarà il portiere titolare, che sarà Jacopo Raveggi nello Scandiano, quindi non Vecchi, sapete, sono due titolari, come avviene nel Seregno, che con il numero 30 ha Pippo Dimone che partirà titolare, con invece Leo Reggio in panchina, a Trissino ha giocato Reggio, poi con il 2 Nea Pasquale, con il 3 Mauro Fiazza, con il 7 Ricky Tessarolo, con l'8 se non sbaglio Duroni, con il 7, con il 17 Luca Tremolada, con il 30 Luca Vaghi, con il 33 Marco Tremolada, con il 44 Mattias Cirino, l'allenatore è Luca Geroni. Quindi Seregno che non ha più nelle rotazioni della propria squadra Ricky Alberio della Serie 2, in attesa anche del rientro di Febbo, c'è lo scambio tra i giovani della cantera seregnese, in questo caso c'è Duroni, a Trissino ad esempio c'era Lanzani. Vediamo già il quintetto con davanti a Raveggi, con il numero 7 Deinite titolare, con il 77 Herrero, poi Rocca qui in possesso di sfera e poi con il 29 che riceva questa pallina d'oro da parte di Rocca, Lorenzo Barbieri, il Seregno con Dimone in porta come vi ho anticipato, Pasquale, Fiazza, Tessarolo e Mati Cirino. Adesso altissima la difesa dello Scandiano, lo vedete, erano in 4 in linea sulla tre quarti di pista. Ora Mauro Fiazza porta blocco Cirino proprio a sbarcarsi, guardato a vista da Rocca, Tessarolo che lavora dietro porta, in uscita Deinite che recupera questa sfera e c'è il contropiede proprio da parte di Deinite e Dimone comodo col guantone sinistro. Gli arbitri della partita sono Mele, Riccardo Mele, e l'ausiliario è Giorgio Fontana. Questa è la coppia di fischietti. Mele ha già arbitrato a Mirandola in Coppa con il Pico Mirandola, vittoria per il Seregno. Entrambe le squadre si sono incontrate in Coppa Italia, hanno chiuso al terzo posto con 4 vittorie e 4 sconfitte a testa. Qui vinse il Seregno 3-2 nella primissima giornata al debutto, ma eravamo veramente a inizio ottobre. Intanto attenzione, Fiazza che tira, va sul rebound, poi a una mano Busani e Fiazza, occhio perché c'è Herrero liberissimo e qui deve intervenire per la terza volta Pippo Dimone, già 3 tiri in porta, 1 in questo in questi primi 2 minuti di gioco. Ora Enea Pasquale ha spazio anche per concludere, ma va da Tessarolo, davanti a sé Rocca, Tessarolo tira, Rocca mette il pattino, la palla si impenna, colpisce la struttura e dunque punizione per il Seregno dalla metà pista. No, è palla a 2. Quindi Santiago Herrero
Dusani e Herrero davanti a 7, Sarolo 7 contro il 77. Maticirino in punta con Busani che lo salta con un buon gancio. Busani fa tutto molto bene, poi si allunga la sfera alla fine. Pippo Dimone compie il suo quarto intervento in questo inizio di partita. Ora Pasquale va da Fiazza, fa protezione, poi richiama la sfera e è bravo il Seregno a tenere la posizione su questa, a tenere il possesso su questo passaggio lungo linea, ma il fallo viene fischiato. Fiazza per una stecca alta, qua di taglio Pasquale che poi recupera e litiga però con la sfera che gli resta sotto il corpo, e dunque Dei Nite che attacca Pasquale. Fallo di squadra fischiato da Mele. Guardiamo l'arbitro, il fratello di Teta Mele, lei è stata giocatrice materana famosa, ora in maternità, entrambi nella vita poliziotti, questo famiglia Mele. Ora Fiazza da sinistra, si accentra, va da Tessarolo e poi fa protezione, proprio Tessarolo per Mauro Fiazza, che dà respiro alla manovra, parte Maticirino, laterale di sinistra, scarico da Pasquale nell'insolita posizione di destra, si accentra, la conclusione, la gran parata e doppia occasione per il Seregno. È bravo Jacopo Raveggi sul primo tiro e sul rebound di posizione, il portiere di proprietà cresciuto nell'Amatori Lodi, ha avuto per tantissimi anni come allenatore proprio Giaroni, del tecnico seregnese, e come compagno Mauro Fiazza. Ora Rocca va a scambiare con Dei Nite, centrale per Herrero, lavora poi Busani con Pasquale in mezzo all'area. 30 secondi di possesso se ne sono già andati, ne mancano 15 alla fine. Dei Nite la sfera sul rovescio, si accentra, poi va ancora da Rocca. Scarico Dei Nite sui un rovescio, sui pattini di Maticirino. E scadono i 45 secondi con il possesso che torna al Seregno. 45 secondi difensivi di ottima fattura per la formazione di Luca Geroni, che dopo il 2-7 incassato a Trissino qui esce male il rovescio dalla stecca di Mauro Fiazza. Dopo il 2-7 incassato a Trissino, ma era anche abbastanza sorprendente, c'è stato poi un crollo nel finale con il Seregno che comunque sul 4-2 paio di buone situazioni per riaprire il match e le ha avute, ma poi sono quelle partite difficili su una pista, ricordiamo in Mattonelle, l'unica di questo girone nord alla quale i ragazzi, quelli del Seregno, tranne Pasquale che chiaramente proviene da Valdagno ma ha giocato a Trissino tanti anni, gli altri giocatori sono fondamentalmente abituati al parquet, Maticirino no, perché in Argentina, come saprete, le piste sono in gran parte di graniglia. Ora Rocca, doppia finta, scarico molto bene, Dei Nite rifiuta il tiro, Fiazza può tornare fuori, Busani stop e conclusione, Ricchi Tessarolo di posizione e ancora Busani per Rocca davanti a sé Maticirino. Poi lo scambio con Herrero, centrale, Rocca, gancio contro gancio, fa tutto molto bene. Pippo Dimone chiude il primo palo, c'era un mezzo buco, ma lui è stato bravo ad andare a recuperare questa pallina qua. Busani interviene su Tessarolo, sta pallina messa in mezzo da Fiazza, ma non c'era un ampio spazio di manovra perché Ricchi Tessarolo stava pattinando verso l'esterno della gabbia difesa da Jacopo Raveggi. Ora Busani per Dei Nite, apre Rocca, c'è Tessarolo, ancora Rocca, rovescio, chiude molto bene Pasquale che alza la testa, fa ripartire i suoi, Maticirino può correre il Seregno, ha tanto spazio, va Fiazza, palo esterno, perché Tessarolo fondamentalmente aveva chiuso la sua linea di passaggio andando a finire quasi contro il palo con Busani addosso. Fiazza ha atteso una frazione di secondo, non è riuscito ad arrivare al
tiro, sono 4 le occasioni per il Seregno, 5 per lo Scandiano. Questa palla dentro di Rocca, Dimone può intervenire, Rocca per il numero 7 di Nite, gira dietro, porta, Dimone chiude e Fiazza alza la testa, non c'è una linea passaggio sì per Pasquale, ma si deve tornare perché non ha corso il Seregno. Cirino, la palla strozzata dall'intervento difensivo di Deinite. È già di là Herrero, sfrutta il velo di Busani, poi Pasquale riparte, salta Herrero, finta a una mano, va da Fiazza che mette sul secondo palo. Questa era una bella pallina per Mati Cirino. Ancora Cirino, da lontano c'è Tessarolo, può andare a tirare a Busani di fronte ed è una cosa pericolosa quella di prendersi il rischio di un tiro con l'uomo che viene incontro con i parastinchi chiusi e che quindi può essere lanciato verso la porta avversaria. Ora Pasquale alza la testa, serve Piazza, arriva Denite, protezione di Mauro Fiazza, Ricci Tessarolo e Enea Pasquale. Pasquale cambia lato e poi va a tirare, ma da lì a Jacopo Raveggi non segni mai con un tiro pulito. C'è un portiere di posizione con tecnica, è quello proprio dello Scandiano. E dunque 0-0 il timeout, lo chiama Luca Giaroni dopo 7 minuti abbastanza divertenti di questa sfida. Andiamo a vedere le altre partite, si è giocata, sono del girone A della Serie A2, si è già giocata alle 18 a Mirandola, Pico Montecchio 0-5, mentre Roller Bassano e Modena sono sullo 0-0, domani come consueta, ma è consuetudine e usanza dell'hockey pista già fin dagli anni 70, 60, anche quando si andava a giocare ad esempio in casa della Triestina, per dire. Ora Pasquale e con Triestina e Ferroviario ovviamente. Fiazza che riceve sulla corsa, prova a mettere in mezzo, ma c'è la stecca di Rocca, deviazione, palla fuori. Adesso il ritmo della partita che si è un po' spezzato, è entrato Marco Tremolada, è uscito Tessarolo, mentre Enrico Mariotti punta sui soliti 5 di partenza, ma sono trascorsi solamente 7 e mezzo. Siamo sempre 0-0. In Serie A1 invece si gioca a Sandrigo con il Giovinazzo avanti 2-1 a Sandrigo. Giovinazzo con il cambio di panchina Marzella De Palma, finora 6 punti per Angelo De Palma con la supervisione del professor Massari. Poi Grosseto Lodi 1-1 e Monza Follonica qui vicino 0-0. Alle 21 il Viareggio, CGG Viareggio ospiterà il Montebello e poi la partitissima di domani alle 18, quella tra Trissino e Forte dei Marmi. Ora Rocca, l'ultima finale scudetto. Rocca dietro porta, lavora Herrero, c'è Cirino su di lui, Rocca si mette in proprio, esce da dietro porta, la manovra a Busani che mette in mezzo, Herrero vicinissimo al gol, lo Scandiano, poi Pasquale che viene attaccato da Rocca, Herrero, Cirino, fischia l'arbitro, fallo. Per me il fallo di Pasquale, intanto è già andato di là Herrero, va davanti Fiazza, rinuncia all'uno contro uno e torna da Stefani che è uscito dopo il riscaldamento con la borsa del ghiaccio sul viso, probabilmente una pallinata, ma vedo che ha forse anche un cerotto. E dunque il numero 6 Blaugrana che non è entrato, non è comunque al 100%, ma direi che c'è come con questa conclusione, ma occhio perché si sono scontati proprio lui e Herrero. Fiazza va di là, Fiazza mette bene la sfera, poi si addormenta un po' Raveggi lasciando la sfera lì a Cirino, bravo il Seregno a tirare e prendere non uno ma due rebound e dunque crearsi l'occasione per il vantaggio. Occhio a Pasquale, la conclusione e attenzione perché la palla sfila, arriva Rocca, Rocca, bravo Pippo Dimone. La palla era rimbalzato contro Tremolada, era finita dall'altra parte, qui un errore, c'è ancora Rocca, occhio in mezzo all'area Busani che fallisce, un gol praticamente già fatto, Rocca, la porta è vuota,
e sbaglia due gol clamorosi lo scandiano con Roca e con Lorenzo Barbieri, scusate, non Busani, io ho detto Busani prima, ma dovete perdonarmi, Lorenzo Barbieri. Fuori, poi la colpisce male lo slap shoot al volo di Pasquale. Movimento proprio da tiro, perfetto stile hockey ghiaccio, ovvero roteando il bacino. La palla è larga. Adesso credo di aver fatto un, adesso ho il mio dubbio di avere commentato Busani al posto di Lorenzo Barbieri, quindi chiedo scusa, non è da me, è Mauro Fiazza! E poi è bravissimo, era Veggi che poi ha la prontezza di uscire fino al limite dell'area, parte 1-2 contro 1, Stefani con la stecca, capolavoro di Raveggi di là, numero da circo di Dimone di qua, Marco Tremolada, fermato proprio da Lorenzo Barbieri, per Mele è fallo, sembrava quasi fosse in area. C'è il time out adesso chiesto da Enrico Mariotti, andiamo a rivedere, si è iniziato fuori dall'area, ha visto bene Mele. Si riparte con la punizione per il Seregno, davvero due ottimi interventi, prima di Raveggi, poi di Pippo Dimone. Tocco fuori per Pasquale che ha una buona conclusione, ma arriva Stefani. Rivediamo i quintetti davanti a Dimone, Stefani, Herrero, Roca e... Attenzione a questa bella pallina di Roca per Herrero che non riesce a concludere. E Lorenzo Barbieri che ora riceve e va a concludere dalla sua area, c'è Luca Tremolada in pista con il fratello Marco Cirino e Enea Pasquale. Ora ancora Herrero per Stefani, la palla è lunga, i 5 secondi non passano perché Marco Tremolada fa possesso, arriva Luca Tremolada dietro la porta, prova a lavorare Cirino, Cerrero su di lui. Marco Tremolada torna da Pasquale che sventaglia di prima, cambia lato. Matti Cirino si gira, prova a puntare alla porta, non c'è ancora stata una delle sue tante conclusioni. Qui ancora per la seconda volta dopo Tessarolo, anche Pasquale va contro Lorenzo Barbieri e poi concede, lasciando la sfera sull'esterno della rete, la punizione al vertice basso allo Scandiano. Va Herrero, Roca, Roca fermato da Cirino, molto bene, eccola la partenza di Cirino, arriva Lorenzo Barbieri da dietro con Stefani, però è proprio Barbieri che recupera, alza la testa, scende, carica la gran sassata di Lorenzo Barbieri, poi Matti Cirino va a sradicare la sfera a Herrero, ancora Cirino, alza la testa e c'è Pasquale davanti a sé, Stefani. Poi la sua sfera viene toccata e sporcata proprio dal numero 6 Stefani. Luca Tremolada, Luca Tremolada si mette in proprio e poi finisce da sola porta di Raveggi. Adesso è tutto a posto, quindi si gioca Marco, Marco Tremolada, la trova lì Raveggi e poi non riesce Luca Tremolada a infilare il tapin. Occhio a Stefani, pattina in diagonale, c'è Herrero, c'è l'anno di passaggio ma arriva Roca.
Adesso proprio Stefani, la gran pallina lasciata lì da Rocca, e arriva il gol di Stefani dopo un quarto di partita di 12 minuti e mezza. E dunque Andrea Stefani che mette la sfera in fondo al sacco sorprendendo Pippo Dimone, una pallina lasciata lì da Rocca. E dunque il vantaggio dello Scandiano si sblocca, il punteggio al Palazzo Maschini, Scandiano che aveva già avuto almeno tre palle nitide in precedenza, e qui invece arriva il gol non con un'azione manovrata, con un ultimo passaggio, ma con una conclusione dalla media distanza che sorprende Pippo Dimone. Ora Luca Tremolada che lavora al centro dell'area, fuori per Mauro Fiazza, blocco alto di Marco Tremolada. Si accentra Luca per Tessarolo, Fiazza per Tessarolo, fuori Cirino, fuori Pasquale, cambia tutto il Seregno che trova il pareggio con Mauro Fiazza, 30 secondi, anzi no, 28 secondi dopo il vantaggio degli emiliani arriva Mauro Fiazza con un gol fotocopia di quello segnato da Stefani, ovvero tiro dalla media distanza. Qui Raveggi sorpreso e Seregno che rimette in pari subito la situazione. Ora Stefani che lavora, finge un blocco, arriva proprio Barbieri sul secondo palo, Rocca non riesce a concludere per il gran lavoro di Luca Tremolada, poi la girata e Pippo Dimone, la palla stoppata in modo regolare da Marco Tremolada, poi Tessarolo e Tremolada ancora, blocco alto di Tremolada, occhio perché c'è Luca Tremolada in mezzo all'area, la stecca di Lorenzo Barbieri a dare fastidio, non riesce a recuperare la Barbieri, la conclusione di Fiazza che non si avvede di quella mini situazione di uomo in più, pseudo power play, perché non riusciva a recuperare la stecca Lorenzo Barbieri. Ora Rocca proprio per Stefani, è entrato anche Beato con il 10, il giocatore più esperto in pista, classe 94, Andrea Beato. Ora qua la conclusione con un piazzato da parte di Lorenzo Barbieri, poi Luca Tremolada va dall'altra parte, attenzione a Tremolada, il rovescio, la palla che è troppo larga e si perde, c'è già lo Scandiano, Rocca, Rocca che prova a inventare, Luca Tremolada che va a disturbare e fa perdere un tempo di gioco al giocatore in maglia numero 9 che quindi deve ritornare. Beato, ancora Beato, gancio su Tessarolo, va a giocare in un dai vai con Rocca mentre Stefani prova a sbarcarsi sul lato opposto, eccolo qua Barbieri, Stefani, dai vai, molto bene Barbieri e Pippo Dimone con la parata della serata, il gol già fatto praticamente a porta vuota da parte di Dimone, questo fallo tutta la vita, l'ho visto da mele, lo sgambetto netto proprio di Beato su Marco Tremolada, qui un abbaglio, ora Fiazza va già di là col casco, toglie la palla dall'incrocio Raveggi, e dunque la parata di Pippo Dimone sul tiro, il gancio, ormai aveva saltato il portiere, la palla doveva entrare a porta vuota, ma è un po' il vizio di tanti giocatori, andate mai a vedere se uno, un attaccante, non so, un Bertolucci, un Amato, un Michelon, abbia mai saltato il portiere e messo una palla a raso terra, non lo vedrete mai, perché sempre sotto la traversa, dove lì il portiere non ci potrà mai arrivare, questo è un difetto che si vede in tanti ragazzi che magari tecnicamente sono eccelsi, come lo è Lorenzo Barbieri, ma qui manca il killer instinct davvero attaccante. Ora Luca Tremolada, blocco alto di Tessarolo e poi Marco Tremolada proprio per Ricky Tessarolo, 9 alla fine del primo tempo, 1-1, Stefani e Fiazza a segno, adesso Marco Tremolada. Tremolada entra in area, poi la palla resta lì, c'è del traffico, Tessarolo, poi chi più chi meno, a Marco Tremolada, e poi vola via anche Lorenzo Barbieri, fallo di squadra numero 4 per i padroni di casa, 1 contro lo Scandiano, momento di confusione, sicuramente non di un bell'hockey. Esce il cambio adesso Lorenzo Barbieri, che ha giocato comunque
16 minuti ottimi. Panchina lunghissima per Enrico Mariotti, questa palla messa dentro da Deinite, che ha anche giocatori di esperienza come Deinite, classe 99, e Beato, che come ho detto è un 94 nel Seregno, il più anziano è Luca Tremola del capitano, che è un 2001. Mati Cirino per Righi Tessarolo, e ancora Fiazza. Cirino sulla laterale che non porta a blocco, poi taglia, apre molto bene per Tessarolo. Beato prima sembra saltato, poi è bravo a rinvenire su questa sfera e a recuperarla. Ancora Roca, ovviamente il playmaker del centro Palmer Scandiano, proprio Roca. Stefani, molto bene questa sfera che però salta sulla stecca di Deinite e ricomincia a giocare lo Scandiano. Attenzione perché c'è Deinite per terra in un contrasto con Ricky Tessarolo. Ma si resta non con Tessarolo, resta agganciato a Luca Tremolada involontariamente. Se c'è un replay, ho visto sul mio replay su questi, di questo intervento. Proprio Deinite che si aggancia con Luca Tremolada. Sì. Si riparte con Stefani, che però non riesce a stoppare la sfera. E allora Ricky Tessarolo, 7:30 alla fine di questi primi interessanti 25 minuti, 1-1. Piazza va a controllare, poi serve Mati Cirino. Cirino, questa palla dentro! Non arriva Luca Tremolada, e sì, perché poi torna. Davvero importante la crescita di Luca Tremolada dalla passata stagione a questa, che è la terza del Seregno in Serie A2. Tessarolo saltato da Stefani, poi si va sempre da Roca. Ancora Deinite, gancio, ma Cirino recupera molto bene la sfera. Ancora Mati Cirino in velocità, Cirino ha una mano! Jacopo Raveggi, poi dice che è tutto su! Cirino con la porta vuota, sbaglia il gol del vantaggio seregnese. Lì c'era stato Deinite per terra, non ho capito se è agganciato oppure no. Vediamo cosa succede, no. Ha visto bene Mele, non c'era aggancio, ma per niente. E quindi Stefani per Herrero. Ancora Herrero ha una mano, gira dietro porta, poi Roca, blocco alto di Herrero, Roca dentro nel traffico, rifinisce tutto Dimone, poi Luca Tremolada, la palla alta di poco, ancora Seregno che ha un buon finale di tempo, praticamente Dimone qualche minuto che non viene chiamato in causa o comunque con meno frequenza rispetto alla parte iniziale e centrale della prima frazione di gioco. Beato finta e va da Roca, c'è dentro Herrero con Tessarolo su di lui, si riapre ancora Roca, lontanissimo Stefani che ecco riceve, è un grappolo questo da parte dello Scandiano. O linea come preferite, gioco anche lui di stampo massariano, in cui spesso anche Pino Marzella nelle sue squadre a lui allenate faceva utilizzo. Ora Roca, ancora Roca, palla che colpisce l'incrocio esterno, ma c'era Dimone, non c'era spazio per far passare quella sfera. Ancora Roca, però è un gran propositore di gioco Herrero. Luca Tremolada a coprire il palo debole, del lato debole, quello senza palla. Ora Beato, Herrero finta, taglio, a Roca esce. Mancano 24 secondi, il countdown si è del cronometro dell'azione offensiva degli emiliani, si è ovviamente riazzerato a quota 45 con il palo colpito. Qua Cirino che va a sporcare anche questa pallina. Partita decisamente positiva quella di Mati Cirino, in fase arretrata Stefani che colpisce, poi Luca Tremolada va a liberare per evitare problemi, bravo ancora Cirino, sempre lui il lavoro sporco di questa serata. Bello passaggio per Luca Tremolada, Fiazza, Fiazza una mano in caduta,
gran numero di Fiazza in accelerazione, ha messo in difficoltà l'amico Jacopo Raveggi, anche se i due ballano un anno di distanza, 2004 per il portiere vice campione del mondo a San Juan 2022, 2003 Mauro Fiazza gira dietro porta, poi la palla resta lì, rimpallo per Herrero, Tessarolo non se ne avvede e il Seregno che riparte 4 e poco meno alla fine di questo primo tempo, rientra nella Pasquale, esce un positivo Luca Tremolada, ancora Pasquale per Mati Cirino, Cirino centrale per Fiazza. Pasquale trova spazio laterale di sinistra, va proprio dal compagno, dall'argentino Mati Cirino, dentro per Pasquale, poi pasticcia, Jacopo Raveggi deve recuperare perché Stefani era inciampato e quindi non riusciva a intervenire in fase difensiva. Ora Roca, 180 secondi alla fine di questo primo tempo, 1-1, Stefani ha risposto, Fiazza 28 secondi più tardi, proprio allo scoccare della metà del primo tempo, Rocca e Fiazza, poi entra anche Luca Vaghi, classe 2009, e poi Mati Cirino va a recuperare l'ennesima partita di pallina di questa partita, Pasquale, Vaghi porta blocco, però un blocco in movimento, ma Mele fa proseguire, è proprio Beato che vede il taglio di Herrero, ma va da Rocca, 2.40, vuole giocare ragionato lo Scandiano che qualche minuto che non riesce a, attenzione a Rocca che non riesce a costruire azioni pericolose, un po' la spinta quella iniziale, diciamo da quando è uscito fondamentalmente Lorenzo Barbieri. Ora Vaghi, il classe 2009, prodotto più giovane e interessante di questo Seregno che Giaroni sta plasmando, giocatore sicuro a venire Vaghi. Ora Pasquale centralmente, ha spazio per il tiro, la palla è alta, il time out di Luca Giaroni, il secondo di questo primo tempo a 2.04 dalla fine del periodo, mentre sulle altre piste Roller Bassano e Modena 0-0, ricordiamo ancora alle 18 il Montecchio ha vinto 5-0 in casa del Pico Mirandola. Facciamo un upgrade, andiamo in Serie A1, il Giovinazzo avanti ancora 2-1 sulla pista di Sandrigo con le reti di Tabarelli e Mezzina e l'1-2 di Mogiano. A Grosseto Lodi avanti 3-1 sulla squadra di Massimo Mariotti, mentre il fratello Enrico è qui a Scandiano. Al gol di Diorò hanno risposto Checco Compagno e con una doppietta Ale Faccin. Monza avanzi 1-0 sul Follonica, il gol è di Zuc, Matteo Zucchetti, è classe 97 pratese. CCC via Reggio Montebello 0-0, ma è iniziata alle 21, attenzione perché a Bassano in casa dell'area Caneva, all'area Caneva il vantaggio del Modena, anzi no, ha pareggiato subito il vantaggio del Modena con Christopher Bozzetto, 14 secondi più tardi Pietro Zen, quindi 1-1. Torniamo qui al Palaporada per questi ultimi due minuti del primo tempo con il Seregno avanti, scusate, Seregno e Scandiano sull'1-1. Ora Herrero mette dentro questa pallina, Pippo Di Mole interviene, stoppa e rifinisce, Fiazza in ripartenza, Fiazza in Veronica, bravo Fiazza, si deve allungare Jacopo Raveggi per andare a smanacciare questa palla che stava per concludere la sua traiettoria nei pressi della traversa. Vaghi, Fiazza, Cirino, Enea Pasquale. Pasquale prova a dare un no look, Fiazza è rimasto stampato tra il numero 5 Nicolò Busani, quindi Busani, Barbieri, Rocca e Herrero, questi quattro
nell'ultimo minuto e 20. Prende velocità, Rocca scende, carica Pippo Dimone, stoppa e poi Fiazza, mentre arriva Herrero che non riesce a rubare la sfera. Fiazza, bravissimo Mauro Fiazza, che si porta a spasso lo spagnolo. Grande protezione di palla da parte di Mauro Fiazza, ottima questa azione di transizione del numero 3 del classe 2005, di cui cartellino è di proprietà dell'Odi. Prima vi ho detto forse Jacopo Viarvegi 2004, lui 2005, se ho detto 2003, oh, errore. Qua una pallina di Pasquale per Cirino, ma c'è Rocca sulla traiettoria, Herrero che non va a cercare il compagno in mezzo, arriva però Busani attaccato da Vaghi e Pasquale che si gira, guarda il cronometro, vede che mancano 28 secondi, Cirino stop tiro, ma da lì far gol a Raveggi è impossibile e allora si riparte sempre con Cirino, ultimi 18 secondi alla fine e Cirino bravo a tornare da Fiazza, l'ultima azione offensiva, non vuole più correre rischi Luca Giaroni. Pasquale per Fiazza, anche se nell'occhio è veramente difficile chiudere un'azione con un ultimo tiro. La palla deviata da Rocca su questo alleggerimento alla fine di Fiazza, quindi non c'è stata una costruzione offensiva importante. Il cronometro del primo tempo dice che basta così dopo 25 minuti al Palazzo Maschili, 1-1, accade tutto in 28 secondi, il vantaggio di Stefani, il pareggio di Fiazza, noi ci sentiamo tra 8 minuti. Il coraggio di affrontare le sfide traccia la strada per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La passione rende unico ogni momento. Condividiamo le emozioni che solo lo sport ci regala. Le lacrime versate sotto la pioggia, la gioia di una notte indimenticabile. Stadi, città, persone, tutti protagonisti del gioco. Insieme camminiamo lungo le strade che abbiamo costruito e raccogliamo i frutti seminati nel nostro percorso. Responsabilità e determinazione ci migliorano, ma soltanto uniti contribuiremo a una migliore visione del mondo. Per vedere crescere i giovani talenti, per dare voce alla passione comune, per essere pronti a tendere una mano. Costruire insieme qualcosa di significativo è il motivo per cui scendiamo in campo. Perché lo sport è un terreno fertile dove far crescere qualcosa di importante. Per fare davvero la differenza. Lasciamo il segno insieme.
Questa sono io. Mi riconosci? Sono da sempre un crocevia di storie e di vite. Come la tua. È questo che mi rende così dinamica, in costante cambiamento. Mi piace lavorare. Al domani, soprattutto. Ma non fermarti alle apparenze. Non sono solo un crocevia di abitazioni, uffici, strade e prati. Non sono fatta solo di realtà.
Bentornati al Palazzo Maschini, è il secondo tempo della sfida tra Seregno e Centropalmer Scandiano 1-1, i primi 25 di gioco, il gol di Stefani e di Fiazza che a metà primo tempo a distanza di 28 secondi uno dall'altro con due conclusioni dalla media hanno stabilito il punteggio con cui si è andati all'intervallo. Ora manca un giocatore nello Scandiano che è Deinite, erano in tre. Dunque raveggi tra i pali Deinite, Lorenzo Barbieri, l'immancabile Rocca ed Herrero, dall'altra parte Dimone, Fiazza, Pasquale, Cirino e Luca Vaghi, titolare in questo inizio di ripresa in classe 2009 della cantera seregnese. Pasquale centrale, Deinite sale, Vaghi riceve davanti a sé Herrero, si ha un brutto controllo, Vaghi si ritorna da Fiazza. E dunque Pasquale centrale per Luca Vaghi. Primo tempo in cui lo Scandiano sicuramente ha giocato molto meglio nei primi primo quarto d'ora. Poi il Seregno ha avuto un paio di occasioni importanti, come adesso Herrero che fa saltare Dimone, cerca almeno di far saltare Dimone creando creandosi lo spazio con una finta, ma poi Dimone è molto bravo a rientrare. Maticirino, laterale di sinistra, c'è Vaghi in mezzo all'area, deve tornare fuori da Fiazza che carica, trova la conclusione, palla a lato, poi tira e recupera il rimbalzo, bravo Mauro Fiazza, non da tutti. Poi la conclusione, la deviazione da parte di Deinite, la palla tocca il fondo della pista, la punizione nell'angolo, il vertice di sinistra di attacco alla destra ovviamente di Jacopo Raveggi, Cirino e Vaghi, Fiazza e Pasquale, ancora Pasquale, va proprio da Fiazza, Rocca su di lui, quasi disposti a rombo i giocatori dello Scandiano, la palla viene lasciata correre. Non sono riuscito a ravvedere se fosse stato un inizio di zona o qualcosa di sporadico. Ora il gioco è fermo perché c'è un problema con l'accetto del gambale di Raveggi da aggiustare con il classico giro di nastro che va a Matteo Vecchi a aiutare il compagno, ma per un portiere è la normalità che uno di quei laccetti si rompa e dunque necessiti di una riparazione così istantanea. Intanto a Bassano, all'area Caneva, il Modena ha chiuso il primo tempo avanti con la doppietta di Bozzetto, il gol di Pietro Zen per il roller Bassano. Serie A1, Monza avanti 2-0 sul Follonica, con un doppio blu con cui il Follonica rinizierà il secondo tempo. Lodi avanti 3-2 a Grosseto e Giovinazzo che ha allungato a Sandrigo sul 4-1, Samoa Matu e Turturro. Crisi sempre più nera per il Sandrigo che è sempre più ultimo con un punto solo. Ora Rocca passa, sono trascorsi ampiamente i secondi perché erano 34 sul cronometro, non se ne non è riuscito Mele a ad avvisarsene, era ampiamente trascorsi i 10 secondi, rebound poi Cirino, brava una mano, mezza Veronica, media vuelta per Luca Vaghi, poi si ferma lì l'azione offensiva del Seregno, si tocca a giocare ragionato, Cirino, tiro e quando parte in gas così crea sempre qualche pericolo, la sua conclusione è larga, è un po' impreciso in fase offensiva Mati Cirino, ma è importante l'applicazione in fase difensiva, qui cerca una picadigna uscendo da dietro porta Vaghi su Rocca
e poi Cirino già lì pronto, e invece adesso si deve occupare di Herrero. Su Lorenzo Barbieri con Pasquale, un po' superficiale il primo controllo di Barbieri, ma il giro a tre dello scandiano è efficace con Deinite. Poi Rocca che taglia Fiazza, che trova al lato giusto per difendere, va da Pasquale, uno contro tre, Pasquale non c'è, non spinge in transizione il Seregno, e ogni volta che supera la metà pista deve iniziare a giocare ragionato, cosa che non può fare perché ne ha Pasquale, tocca questa pallina centrale, così troppo rischiosa, infatti è palla persa. Rocca, c'è Barbieri che tiene il blocco, poi bravo Pasquale, bravissimo, la fase difensiva è sicuramente il piatto forte della casa per Pasquale. Cirino taglia proprio Pasquale e Vaghi con la balaustra controlla, poi evita il pressing di Davide Deinite. 21 secondi di possibile azione offensiva. Bravo Vaghi a giocare con Cirino. Mezza 4, Cirino mette lì la stecca, Herrero può ripartire, Deinite, c'è Barbieri dentro. La palla era buona, ma Barbieri stava tagliando verso l'esterno e quindi non è riuscito a deviare. Ancora Deinite, Rocca, la toccano tutti e quattro la pallina ai giocatori dello scandiano, si parte però sempre da Rocca, sempre 1-1 questo secondo tempo, non grandissime parate, nessuna parata da segnalare, quella più clamorosa nel primo tempo da parte di Pippo Dimone, che ha tolto un gol già fatto, quello di Lorenzo Barbieri, che con un gancio l'aveva ormai saltato. Dimone è rientrato e ha davvero compiuto una parata spettacolare. Ora Pasquale, tocca Fiazza, proprio Pasquale, laterale di destra, una mano, va dentro, Raveggi, ma Ticirino recupera, vediamo se prova la punta di velocità, sì, laterale di sinistra, prova a giocare per linea Pasquale, ma Rocca recupera e va con una brutta pallina recuperata proprio da Pasquale, è già la seconda importante in questo secondo tempo. Poi Deinite che recupera e va sulla sua laterale da Herrero, Luca Vaghi davanti a sé, Pasquale interviene, bravo Herrero, bravissimo Herrero con un doppio gancio in accelerazione, lascia lì due avversari, ora Rocca ed Herrero. Vaghi deve giocare con un avversario fisicamente più forte di lui, Pasquale recupera, una mano Cirino, se la fa sfilare, ha un controllo difficoltoso e poi il raddoppio di Deinite e di Barbieri, esce il 7 in maglia blaugrana in transizione, non si fida di Herrero e quindi torna a giocare da Lorenzo Barbieri. Adesso diamo giro a 3 dello scandiano lampissimo. Ora si stringe, poi Deinite, buca Vaghi, Deinite, Dimone con il guanto destro a salvare il proprio palo, va di là, Vaghi, attenzione, Vaghi, Vaghi, conclusione è larga, stava arrivando Fiazza a rimorchio, Vaghi ha provato una conclusione imprecisa e senza potenza, e quindi dopo 6 minuti di questo secondo tempo, occhio a Rocca che può andare di là, c'è Deinite che corre, Rocca cerca un compagno, e trova ovviamente Lorenzo Barbieri, Herrero, Rocca, sta palla dentro sul secondo palo di Herrero, chiude la diagonale difensiva Luca Vaghi, Herrero arriva tardi, colpisce male e Seregno che ha possesso, ancora Mati Cirino, si mette in mezzo a tutti, Mati Cirino, la deviazione di Deinite, le accelerazioni di Mati Cirino sono una delle armi principali del Seregno di Luca Giaroni, la palla è alta sulla deviazione e dunque punizione dal vertice alto di sinistra per la formazione Brianzola. Fiazza va da Enea Pasquale, laterale di destra, si accentra, gioco a due, Piazza Pasquale, c'è Cirino in posizione di punta, esce per ricevere, ma deve ancora iniziare l'azione del Seregno. Cirino piazza una gran conclusione, si sta accendendo mentre Dimone
chiama l'attenzione in fase di marcatura. Cirino invece viene saltato da Herrero, ma poi Mati, Cirino ancora lui nella fase difensiva, riesce a recuperare Lorenzo Barbieri, finta, rovescio, palla larga, c'è Luca Vaghi, vediamo la decisione di Vaghi che però viene raddoppiato, ma esce il 2009 del Seregno, fiazza per Vaghi, avrebbe la palla sul diritto, ma giustamente e saggiamente non va a concludere. Qui c'è il fallo chiaro e netto di Deinite su Vaghi, che ha allargato la gamba e l'ha sgambettato, qui distratto bene, era proprio lì davanti. Piazza. Tra un po' entrerà Stefani nello scandiano. Pasquale con Rocca su di lui, tutto schiacciato in avanti. Marco Tremolada appena entrato in pista. Piazza, ancora Piazza, laterale di destra, poi Deinite, ma Lorenzo Barbieri che recupera. Piazza lo tiene lì, bravo a far possesso Deinite, poi Piazza che recupera questo regalo lasciato lì da Deinite. Piazza non riesce a attaccare perché Lorenzo Barbieri molto bravo, la palla per Pasquale, gli sfila sotto le gambe. Adesso ancora Deinite per Rocca, Rocca la girata, poi fa protezione di palla Deinite, la Veronica, la palla larga di quattro dita alla sinistra della porta di Dimone. Cirino, Piazza, suo giro 3 del Seregno. Marco Tremolada che lavora, guardato a vista da Lorenzo Barbieri. Piazza pericolosissima questa conclusione, però Cirino arriva a lui. Palla a due perché la palla si è fermata per una frazione di secondo dietro la porta. Difesa dal Lodigiano, Jacopo Raveggi, alla sua seconda stagione a Scandiano. Lui che è stato medaglia d'argento ai campionati del mondo Under 19 di San Juan 2022. Palla 2 che schizza direttamente sopra la trasversale. È roba per pochi, accade alquanto raramente. Ora contesa nell'altro angolo, questa volta ancora centrale, però arriva Cirino che recupera un'altra pallina. Palline sporche sono proprio roba di Matti Cirino. Poi Stefani, bravo a evitare Tremolada, va da Rocca, c'è Herrero e poi Barbieri che riceve. Rocca davanti a sé, Luca Tremolada, iniziato i cambi, Giaroni che inserisce prima Marco e poi Luca come nel primo tempo, i fratelli Tremolada. Cirino per Pasquale. Marco Tremolada che chiama la pallina, sale blocco centrale Luca Tremolada e poi Pasquale. Pasquale, blocco di Luca Tremolada, poi va a occupare posto in mezzo all'area. La conclusione da parte di Cirino che ha battezzato il primo palo di Raveggi e ancora ha provato, ma ovviamente il portiere dello Scandiano è andato a coprire molto bene. Occhio ancora al capitano del Seregno che ha un gran fisico, mette lì una gran pallina Luca Tremolada, Enea Pasquale di taglio marcato da un colosso come Lorenzo Barbieri, ma riesce ad andare pericoloso, bravo Luca Tremolada, miglioratissimo come più volte ho già ripetuto in queste due stagioni giocato in Serie A 2, la prima con il ripescaggio, l'anno scorso con la salvezza all'ultima giornata. Giocatore sicuramente più completo e maturo, il più anziano, se vogliamo così, del Seregno, il capitano nato il 9 settembre del 2000, in classe 2000, a settembre saranno 25 anni per lui. Ora palla 2, Marco Tremolada che riesce ad andare da proprio dal fratello Luca, stecca e alta, dice Mele. Rocca e Barbieri, laterale di destra, mette in mezzo una pallina, Stefani è in ritardo ma aveva quasi tagliato fuori Pasquale, sempre 1-1, primo tempo con tantissime occasioni, in questo secondo è volato via 10 minuti,
fondamentalmente credo senza falli di squadra e qui con troppi errori anche questo, sul quale Cirino come sempre va a recuperare sfera, e Seregno che deve ripartire proprio con Cirino. Va da Pasquale, c'è Luca Tremolada sulla destra, Marco Tremolada in mezzo all'area con Stefani, e sale il blocco di Marco Tremolada, poi si va da Luca sopra la metà pista, il 17 Brianzolo, e a Pasquale. Conclusione, la deviazione con la stecca di Herrero pericolosa perché era sopra l'incrocio di Raveggi. Questa palla messa in mezzo, bravo Raveggi col guantone a evitare, ecco, se c'è un punto forte proprio del portiere ludigiano. Attenzione, tanto Marco Tremolada, il saper giocare raso terra con la stecca è davvero uno dei migliori in quel fondamentale, perché per i portieri di oggi è diventato un fondamentale quello di saper giocare con la stecca. Cirino, Seregno in attacco, blocco di Luca Tremolada, Cirino che si libera molto bene, grande conclusione, forse la prima palla gol importante proprio di Mati Cirino in questo. Attenzione, Marco Tremolada sradica una pallina, Stefani molto bravo a recuperare questa pallina, altro possesso del Seregno che adesso ha messo lì lo scandiano con la fisicità dei fratelli Tremolada e con la tecnica, la rapidità di Mati Cirino. Pasquale da metà pista cerca la conclusione, ma sono tutte questa sera conclusioni un po' così, mai impensieriscono il portiere. Cirino poi lancia con una sua pallina il 29 Lorenzo Barbieri, che si mette tra due avversari, cade e perde la sfera. Pasquale con il gancio sotto gamba, poi il rovescio, la spizzata, Raveggi, Marco Tremolada, palla a due, ancora il Seregno che sta crescendo minuto dopo minuto, due occasioni negli ultimi 45 secondi, sempre 1-1. Di là Dimone solamente, ordinaria amministrazione, entra beato la Veronica di Marco Tremolada, bene la girata, palla alta di poco, e dunque Scandiano che può ripartire dalla fondo della pista. Stefani e Beato, Herrero servito da Rocca, protezione di Santiago Herrero, a una mano per Stefani, alza la testa davanti a sé Marco Tremolada, non c'è cambio difensivo, quindi Luca Tremolada su Beato e Marco a guardare Stefani in mezzo all'area, arriva adesso di rincorsa con il numero 5 Nicolò Busani che fa protezione. Beato per Busani, palla fuori misura, Luca Tremolada va da Mauro Fiazza, Beato va a pressare altissimo, è sempre un'arma a doppio taglio, Mauro Fiazza prova la velocità, arriva da Mati Cirino, c'è il taglio di Fiazza, Cirino non l'ha visto perché Fiazza era tagliato, aveva tagliato dietro Stefani, si era creato un'enorme occasione con quell'accelerazione e col cambio di direzione Mauro Fiazza, Marco Tremolada proprio da Fiazza in emergenza, Fiazza prende la conclusione, c'è una deviazione con una stecca, palla che si allarga e sempre Rocca ovviamente che va a impostare, torna da Busani, Stefani taglia Rocca, Stefani andrà adesso da Beato, no, nell'angolo per Rocca, adesso da quella situazione tirare di rovescio con due uomini davanti e un'angolatura così ristretta non porta mai a grandi dividendi, allora si riparte, Beato bravissimo all'accelerazione, cambiare gioco, ancora Stefani, gancio contro gancio, la tecnica di Stefani, Veronica di Stefani, è una mano, fa tutto molto bene il numero 6 Andrea Stefani. Fiazza, e c'era la spinta di Beato su Marco Tremolada in mele, questa è già la terza situazione in cui qui Marco Tremolada poi si nervosisce, palla fuori dalla tribuna, Thank you.
10 minuti meno un secondo alla fine di questa partita, sempre 1-1, con un buonissimo Seregno, sicuramente meglio il Seregno dello Scandiano in questo secondo tempo. Qua Stefani salta netto Tremolada, ma poi Cirino tocca la palla a Stefani, che quindi si deve rifugiare in angolo. Arriva Rocca, punta Cirino, poi Beato per Stefani. Luca Tremolada in marcatura, Busani per Rocca, davanti a sé Cirino. Rocca fa passare una pallina, davvero con i contagiri. Fiazza è perfetto in marcatura, Luca Tremolada, Marco Tremolada, Fiazza arriva, rovescio, la gran parata di due volte, Raveggi! Doppia palla gol del Seregno, Jacopo Raveggi su Mauro Fiazza, la giocata del Seregno, con l'accelerazione arrivato a rimorchio Fiazza, il primo rovescio, la parata stilisticamente eccelsa da parte di Raveggi, il rebound e la conclusione al volo, è ancora il portiere scandianese a dire no in ripartenza. Il Seregno fa malissimo, come vi dicevo, davvero molto meglio il Seregno in questo secondo tempo dello Scandiano, che finora non ha prodotto praticamente mai occasioni. Ora sono trascorsi 15 minuti della ripresa, l'unica occasione forse quella della stecca personale da parte di Stefani, ma frutto veramente di iniziativa personale. Qua Raveggi, la deviazione sul suo rovescio da parte di Rocca, quella parte ora Busani, poi Cirino. Palla che tocca la struttura, rientra in pista, c'è una deviazione e dunque si riparte. 8:42, non sbaglio Mariotti ha ancora tutti i time out a propria disposizione. Qua Rocca parte, Rocca punta velocità, Rocca gira dietro porta, Marco Tremolada addosso, bravissimo a non commettere fallo Beato. Poi da Busani, che si mette in moto, alza la testa, ancora rovescio da quella parte, un tiro che ha nelle sue corde, larga di poco, ma Beato recupera la palla, però non ha toccato la porta e quindi mancavano 8 secondi alla fine, la conclusione. Cirino che accelera, Cirino davvero contro tutti, salta, ma centralmente la chiusura di Rocca e di Beato tarpano le ali all'iniziativa del 44 in maglia bianco-verde. Ora Beato per Stefani. Rocca, Stefani, Veronica, bravo Stefani, bravissimo. Stop ancora, va ancora da Beato. Bravo, il numero 6 tecnicamente, il numero 6 dello Scandiano. Qui pulito l'intervento di Dimone. 2005 Andrea Stefani per Rocca, blocco alto di Busani, Rocca prende velocità, Rocca scarica Beato che però cerca un dai e vai, ma Rocca anziché tagliare verso la porta era tornato come suo solito fuori dall'area per riprovare la giocata. Qui sono emersi tutti diciamo, i limiti offensivi di Rocca, che sa far giocare benissimo la squadra ma che raramente va al tiro o riesce ad arrivare a una conclusione pulita. Qui Fiazza per Cirino che esce da dietro porta male, questa palla di Fiazza è preda di Beato che viene tolto nuovamente da Mariotti per l'inserimento di Lorenzo Barbieri, poi ci sarà anche Herrero. Busani, Barbieri, Stefani con Rocca, i quattro scelti da Enrico Mariotti si allanciano, Marco Tremolada e Nicola Busani, il sesto fallo del Seregnese, viene fischiato da Mele proprio quando arriva il timeout, chiamato questa volta da Luca Giaroni a 6:30 precisi dalla fine di questa partita e siamo sempre 1-1. Andiamo a vedere le altre partite. A Bassano, il roller Bassano come da pronostico ha pareggiato con il gol di Pelva, uno dei bomber forse più forti di questa serie A2 gruppo A. Quindi roller Bassano 2, Modena 2, l'unica partita delle 5 del girone, lo ricordiamo è strutturato questo girone A con 11 squadre, quindi una riposerà a turno, è toccato allo Scandiano nella prima giornata. Mirandola 0, Montecchio 5, giocata alle 6. Poi 1-1 qui, 2-2 tra Bassano e Modena, domani alle 18 Correggio Trissino e allo stesso orario a Valdagno Breganze, poi
in questo girone. C'è anche il Tiene chi tornerà in pista martedì il 17 alle 20.45 nella sfida proprio contro il Seregno. Unica gara dei martedì, giornata infrasettimanale, 4 giornate infrasettimanali di Serie A2, tutte in trasferta per il Seregno. Questa qui in Veneto, martedì alle 20.45 a Tiene che nella prima giornata ha pareggiato 2-2 con il Roller Bassano. La conclusione larga di poco di Lorenzo Barbieri e dunque invece lo Scandiano giocherà la sua prima partita casalinga di questa Serie A2 proprio il 18 in casa con il Correggio nel derby. Debutto in campionato dopo aver riposato e giocato qui a Seregno. Barbieri, ancora Lorenzo Barbieri per Stefani, scadono i 45 secondi. Difesa del Seregno ancora perfetta, Scandiano che come spesso è accaduto in questo secondo tempo ha faticato tantissimo contro la difesa dei ragazzi di Luca Giaroni. Luca Tremolada per Fiazza. Cirino giro a tre del Seregno che si ferma al secondo passaggio. Fiazza e Tessarolo è entrato in pista. Luca Tremolada e Cirino, sale Tessarolo per il blocco, poi è lui a dare fastidio in sostanza al 44, al compagno di squadra, perché non si è creato uno spazio. Poi attenzione perché la sfera esce, Barbieri era tra Luca Tremolada e Tessarolo, palla gettata fuori e punizione data al, se non ho capito le proteste, al Seregno. Mi sembrava punizione per lo Scandiano, devo essere sincero, perché i due erano intervenuti in anticipo su Lorenzo Barbieri. Così non è per l'arbitro Mele che era lì a due metri. Ora Fiazza, sale Luca Tremolada, Fiazza la rovescio, era Tessarolo sul secondo palo che adesso va a recuperare. Palla per lo Scandiano, non ho capito se perché ha tenuto la sfera ferma con la stecca contro la balaustra e quindi non l'ha tolta la disponibilità. Io credo che sia quello il fallo di Ricky Tessarolo. Stefani per Herrero, davanti a sé Fiazza, 5 alla fine di questa partita, sempre 1-1. Oh, attenzione alla grande incursione da parte di Lorenzo Barbieri, come vi avevo spiegato in occasione della più grossa occasione da gol nella partita. Lorenzo Barbieri aveva saltato anche Di Mole, ma poi Di Mole è rientrato e ha compiuto una parata spettacolare andando a chiudere sulla riga la conclusione ormai a porta vuota da parte di Barbieri. Qua bravo Di Mole a leggere il passaggio di Roca. Ora Cirino per Luca Tremolada e Fiazza, finta e scarica a Tessarolo, poi Luca Tremolada. Tessarolo raveggi, qui smanaccia, poi lancia Stefani, bravissimo Fiazza in chiusura. No, questo è un abbaglio colossale dell'Alberto Romele, perché Fiazza aveva chiuso perfettamente sulla sfera. No, dato il settimo fallo contro il Seregno, qui la chiusura di Mauro Fiazza era proprio pulitissima sulla pallina. Occhio perché Barbieri questa sfera taglia in orizzontale l'area di rigore. Barbieri riparte da Stefani, ancora gioco ragionato per lo Scandiano, che è stata fondamentalmente l'unica arma tranne una situazione di Stefani. Questo rovescio, palla alta attenta alla testa dei due ragazzi Fiazza e Lorenzo Barbieri, palla alta e dunque si riparte da dove è partita la conclusione. Fa sistemare la sfera qua Enrico Mariotti, chiama time out, 4 alla fine. Tessarolo scende, carica, tira, la palla è larga ed è proprio Lorenzo Barbieri che può andare a puntare Cirino, taglia la pista, Herrero non arriva, arriva prima di lui Fiazza con il fisico, ma Herrero è molto bravo a recuperare, arriva poi Mati Cirino. Che fase difensiva, come vi ho detto questa sera, è stato davvero importante. Il fallo di squadra viene dato a Herrero e time out di Enrico Mariotti. Qui il fisico secondo me l'aveva usato Cirino, ma il fallo è stato dato a Santiago Herrero.
Intanto a Bassano ancora il Modena è ripassato avanti, questa volta con Ettore Barbieri. A 5:21 dalla fine, un minutino più in ritardo. Mentre in A1 facciamo questo upgrade, il Giovinazzi avanti 5-2 in casa del Sandrigo, terza partita sulla panchina per Angelo De Palma e si configura la terza vittoria. Angelo De Palma con la supervisione del professor Massari. A Grosseto Lodi avanti 5-3 con 4 gol di Checco Compagno, sempre più motore inesauribile dei giallorossi. A Monza 2-0, Monza Follonica non ha sfruttato il doppio blu a Thiel e Montigel, la formazione di Hertz, e dunque Zucchetti e Bielsa. Viareggio Montebello 0-0 e sono, è finito anche il primo tempo, il secondo tempo. Torniamo qui, 3:43 alla fine, punizione all'angolo, vertice basso per il fallo di squadra sanzionato a Santiago Herrero dall'arbitro Mele, e dunque Seregno che ha a disposizione un'azione offensiva. Cirino interviene, ma è bravo Herrero a recuperarsi, a recuperare la sfera, mette in azione Stefani e poi proprio Herrero per Barbieri, bellissima questa conclusione di Herrero e la parata di Dimone. Forse la prima parata del secondo tempo di Pippo Dimone. A 3 dalla fine, Fiazza, c'è dello spazio, Stefani fa correre Rocca, non c'è il cambio difensivo e quindi Tessarolo, sale Luca Tremolada, ancora Fiazza a lavorare, Cirino in mezzo all'area, la gran conclusione di Fiazza e Jacopo Raveggi deve mettere lo scudo a difesa dell'angolino basso. Un tiro che ha nelle corde Mauro Fiazza, l'autore dell'1-1. Ora Ricky Tessarolo per Luca Tremolada. Fiazza in mezzo questa pallina, e Mati Cirino, una deviazione, palla larga e poi va a recuperare, sarà la decima pallina pulita recuperata da Mati Cirino, che ha fatto veramente un gran lavoro in fase difensiva, davvero fondamentale il suo apporto. Ora Mauro Fiazza che supera la metà pista, 2:30 alla fine, sempre 1-1. Luca Tremolada trova uno spazio, gira dietro porta e poi perde il controllo, si aiuta coi pattini lì, Raveggi! Mamma mia, vicinissimo al gol il Seregno, assist di interno sinistro di Luca Tremolada e quasi Mati Cirino riesce a mettere dentro una pallina, si salva Jacopo Raveggi da questo rimpallo. Stefani e Tremolada si stavano giocando coi pattini, come è giusto che sia, una pallina, contenendo una pallina. Adesso Cirino passa davanti Rocca, che è più abile. Ora i dettagli potrebbero fare la differenza in questa partita, mancano 120 secondi alla fine, Stefani non controlla, poi recupera, bravo, molto bravo Andrea Stefani. Poi Lorenzo Barbieri mette dentro la pallina, Pippo Dimone con la stecca ad anticipare proprio Stefani, ancora Rocca e Stefani. Rocca, questa pallina dentro per Herrero. Tessarolo molto bravo a intervenire prima, poi si fa fermare lui, poi attenzione Herrero, Dimone, questa palla viene recuperata da Fiazza e poi scivola Santiago Herrero, che si è qui un crampo, Fiazza è proprio caduto stirandosi la gamba sinistra e quindi intervento del dottore Seregnese, anche lui ex giocatore. Per il dottore Andrea Giordano, 2 gol l'anno scorso in Serie A2 con il Seregno. Quest'anno medico, quindi si riparte,
Sì, 90 secondi alla fine. Stefani, possesso Tessarolo, e davanti a lui Tessarolo, sale Herrero per un blocco e baloncè. Stefani, gancio contro gancio, sempre sul rovescio da quella parte. Di Bone deve intervenire con la spalla, e poi Herrero per Roca. Ancora Roca, Roca dentro, Pippo Dimone, occhio perché può correre Cirino, fa correre Pasquale, Pasquale ha una mano, poi la palla resta lì, può andare Lorenzo Barbieri dall'altra parte, però va non per cercare un passaggio perché ha proprio abbassato la testa e ha accelerato e alla fine ha percorso tutta la pista quella pallina. Tessarolo, attenzione Tessarolo sulla laterale di sinistra, fa controllo, non può andare fino alla fine, 4 secondi di discrepanza da... attenzione perché poi questo passaggio viene contenuto da Cirino, sono 4 secondi di differenza tra il cronometro del possesso della sfera del Seregno e quello del fischio finale della partita. Pasquale per Luca Tremolada e poi Riccardo Tessarolo, 18 secondi alla fine. Pasquale andrà a tirare a 6 secondi adesso per concludere. Il Seregno! La palla esce di un niente su una deviazione. Ma di Cirino, di un nulla. Occhio perché questa pallina di Lorenzo Barbieri sfila alla destra di Dimone. Negli ultimi 8 secondi avrebbe potuta vincere il Seregno, così come lo Scandiano, ma finisce pari e patta, e anche probabilmente il risultato più giusto, sicuramente meglio lo Scandiano nel primo tempo rispetto alla ripresa, e un secondo tempo in cui il Seregno ha giocato con carattere, se c'era da attendersi una risposta dopo la debacle di Trissi la domenica scorsa, eccola lì, l'avete vista, è arrivata da parte di un ottimo Seregno, che quindi ha tenuto sull'1-1 il gol di Stefani, il pareggio di Mauro Fiazza, e si muove la classifica in casa Brianzola, ma questa Serie A2 sarà molto equilibrata, è sufficiente andare a vedere cosa sta succedendo a Bassano, dove l'Amatori Modena è in vantaggio 3-2 sul Roller Bassano. Il Seregno tornerà in pista martedì, quindi 3 giorni, a Tiene contro una delle principali favorite di questa Serie 2, una pista decisamente complicata lo scorso anno sulla pista di Tiene. Vediamo se riesco a recuperare i risultati di Seregno Tiene dell'anno scorso. Qui finì 9-4 per il Tiene e a Tiene finì 8-2. Quindi con doppia ampia vittoria per la formazione vicentina. Direi quindi che è tutto, da Paolo Verdi vi saluto, l'appuntamento vi l'ho già detto martedì per Tiene Seregno, qui invece torneremo sabato prossimo per un'altra partita interessante contro l'Amatori Modena. Io direi si può chiudere così, ricordiamo 1-1, Seregno Scandiano, Stefani e Fiazza gli autori, dopo Paolo Virdi. A presto!